Buongiorno, sono Alessio Martinelli, formatore e consulente nel mondo della fibra ottica. Oggi, in questo video un po' diverso dal solito, mi vedete fuori dal mio studio. Mi trovo a Milano Fiera, Fiera Aro, per partecipare alla Smart Building Expo. In realtà l'evento è all'interno di un gruppo di eventi insieme a Smart Building Expo, che è la parte che è di mio maggiore interesse. C'è anche la fiera sulla sicurezza. Superati i controlli, d'altronde se non c'è sicurezza alla fiera sulla sicurezza, che fiera sulla sicurezza sarebbe? Il tema principale di questa fiera sarà l'impiantistica, soprattutto nell'ambito degli edifici smart, degli edifici intelligenti, della domotica e per quanto riguarda noi che lavoriamo con la fibra ottica, tutte le possibili applicazioni del nostro meraviglioso mezzo trasmissivo, appunto per far funzionare tutti i servizi che si possono installare e attivare all'interno di un edificio. Sono ovviamente presenti tutte le principali aziende del settore e le andremo a incontrare tutte, o almeno quasi. Allora, Smart Building Expo, che piacere, che onore essere con il patron Luca Baldin. Come sta andando questa fiera? Un successo, direi. Direi assolutamente un grandissimo successo, che è frutto del lavoro di squadra. Nel senso che il grande successo è dovuto al fatto che come Fiera Milano siamo riusciti a fare un'operazione abbastanza rara, che è quella di mettere assieme quattro grandi fiere di settore e farne un'unica grande fiera dell'innovazione nell'ambito dell'edilizia. Anche per far capire che i vari settori non sono compartimenti, sono assolutamente stagni, integrati, insieme. Sono assolutamente integrati, e infatti questa è la grande scommessa, far capire che quando si ragiona di edificio oggi bisogna ragionare proprio in termini di integrazione di impianti, integrazione con la parte fisica dell'edificio, e tutto questo siamo riusciti a raccontarlo qui. Credo che i numeri ci diano ragione. Abbiamo una fiera con 1250 espositori e abbiamo circa 70.000 visitatori ad oggi. Continuando a girare per la fiera, arrivo allo stand di Fight. Buongiorno Alfredo. Buongiorno. Allora Alfredo, cosa ci mostri di bello? Qui abbiamo un sistema di videocitofonia IP che è inserito in un impianto multiservizio in fibra ottica, di cui una delle quattro fibre dentro casa è stata utilizzata per fare una rete LAN condominiale per inserire appunto il sistema di videocitofonia. Quindi tu mi stai dicendo che posso far funzionare il videocitofono di casa con la fibra ottica? Sicuramente sì. Però non ci credo, lo voglio vedere. Ecco. Adesso vediamo come funziona, io seleziono... Quindi io abito qui, questo è il mio appartamento. Ok, allora seleziono e qui rispondo. E a questo punto il sistema sta funzionando su fibra ottica che su questa parte del pannello è schematizzata. Da questa altra parte del pannello abbiamo schematizzato le postazioni videocitofoniche, invece abbiamo l'hardware per realizzare la rete LAN condominiale su una delle quattro fibre dell'impianto multiservizio. Quindi nell'impianto multiservizio avremo sulla fibra rossa il segnale TV terrestre satellite, sulla fibra di uscita verde avremo la rete LAN condominiale per la postazione videocitofonica interna, e sulle altre due fibre avremo la possibilità di collegare il modem fibra dell'operatore telefonico per il segnale in banda ultralarga della rete dati. Fantastico. Sicurezza e smart building, qui in Fiera Milano si possono trovare tutte le novità per la sicurezza, l'automazione e la domotica per quanto riguarda il 2024, per quanto riguarda il futuro, ma io odio dire che la tecnologia è il futuro, la tecnologia è già oggi, un po' come la fibra ottica che ci ostiniamo a dire che è il futuro quando in realtà esiste da 50 anni. Allora, va bene l'automazione, va bene la connettività, va bene
la sicurezza, le videocamere, le reti, ma spesso ci si dimentica che tutta questa roba funziona grazie ai cavi. E qui oggi abbiamo Luca Cappelletti di Betacavi. Esattamente. Chi è Betacavi, per chi non lo sapesse? Betacavi è un produttore nazionale che produce nello stabilimento di Battipaglia in provincia di Salerno da quasi 50 anni. È un'azienda che nasce nel comparto cavi di comunicazione per sistemi elettronici e che nel corso del tempo si è sviluppata fino a produrre oggi cavi in fibra ottica per applicazioni più svariate, tra cui tra le ultime anche grazie alle qualifiche che abbiamo ottenuto in Telecom, in Open Fiber, in RFI. Siamo qui presenti a Fiera Sicurezza oggi per presentare tutta la gamma di prodotto rame e fibra ottica legato in particolar modo alle tecnologie di edificio, perciò allo smart building, anche in considerazione del fatto, Alessio, che a breve uscirà la prima norma di prodotto a livello mondiale per il cavo in fibra ottica per tecnologie di edificio. La fibra ottica è sempre un po' legata a quel mondo della connettività, delle reti FTTH, ma il mercato sta chiedendo tanto altro. Hai appena parlato di appunto smart building. Come sono le tue previsioni adesso nel futuro? Allora, è un mercato totalmente in evoluzione. C'è da tenere presente una cosa, che lo smart building è tutto ciò che non è residenziale, ok? Perciò tendenzialmente quando parliamo di smart building parliamo di terziario, parliamo di aeroporti, parliamo di ospedali, parliamo comunque di grandissime strutture dove ha un senso inserire tutte le tecnologie. Ad oggi c'è una commistione tra quello che è la parte rame e la parte in fibra ottica. Il mercato è totalmente in evoluzione. Una cosa solo sappiamo per certo, che lo smart building si basa su tre pilastri: il comfort, la sicurezza e la sostenibilità. Per ognuno di questi pilastri sono state sviluppate e verranno sviluppate nuove tecnologie che consentiranno, grazie a un transito dati ad alta velocità, di dialogare tra loro creando un'interoperabilità del sistema e facendo sì che l'integrazione diventi totale. È anche vero che la sicurezza non è forse l'argomento principale, il tema principale di cui mi occupo, ma le applicazioni della fibra ottica si possono trovare anche in questo ambito, sicuramente per il collegamento delle videocamere e degli allarmi, con tutta l'enorme serie di vantaggi che ne deriva appunto dall'utilizzare la fibra ottica al posto dei tradizionali cavi in rame. Ci troviamo allo stand di un altro espositore, siamo da Maxital. Noi siamo FTE Maximal Italia. La nostra azienda si occupa da anni del settore TV e SAT. Siamo partiti con la produzione di antenne TV, ci siamo spostati all'elettronica e siamo arrivati ad oggi a parlare del mondo fibra. Parte del nostro business è anche legato alla strumentazione, quindi tutto quello che serve per l'installatore, per l'impiantistica TV SAT e fibra ottica. In questo modo lo strumento, premendo sulla parte HD, ha la capacità di riconoscere il tipo di telecamera collegato. Nel momento in cui siamo nella telecamera possiamo poi creare e gestire delle impostazioni della telecamera. Lo strumento è interessante perché ha anche la possibilità di testare telecamere IP attraverso la porta di rete e attraverso la possibilità di generare l'alimentazione in uscita, come in questo caso dove vedi che è alimentata. Ha identificato un IP che è la telecamera collegata, seleziono la modalità di visualizzazione, lo strumento cerca la telecamera e trova la telecamera IP. Questo ci permette di identificare una telecamera guasta, un problema di alimentazione, non so che tipo di telecamera c'è montata dal cliente, quindi vado a collegarla direttamente col video, o addirittura puntare una telecamera. Molte volte, sai, si è in cima a una scala da 3 metri in difficoltà. Allora, continuando a girare per la fiera, insomma, basta con tutta questa fibra ottica, questi impianti noiosi, siamo arrivati a uno stand molto più divertente, quello di Vivaldi. Cosa ci fate vedere di bello? Vi facciamo vedere qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo, che è un dispositivo che si chiama Telemaco. È un sistema che noi chiamiamo All-in-One,
perché in un modulo dispositivo che noi vediamo qui occupa soltanto 6 moduli di in, abbiamo ben 6 amplificatori da 20 watt RMS ciascuno, con la possibilità di poter gestire 4 player integrati, dove possiamo avere 4 Spotify, 4 YouTube, 4 web radio a livello internazionale, quindi worldwide, 4 NAS, il tutto gestito e controllato da un'app che si chiama Telemaco, giustamente, per il mondo iOS e anche per il mondo Android. Quindi mi stai dicendo che con un unico oggetto in tutta la casa, tutta la famiglia può ascoltare ognuno quello che vuole, con esatto, tutte le casse sparse per tutto l'appartamento. Per tutto l'appartamento, giustamente. Ho la possibilità di poter gestire la mia casa, eventualmente se la mia casa è molto grande, a quel punto potrei aggiungere un secondo Telemaco e quindi raddoppio il sistema e vedo un sistema molto più grande, quindi si raddoppia il tutto e quindi posso gestire anche in quelle condizioni tutto tramite una sola app che vede un solo dispositivo. E se io sono al lavoro, i vicini si lamentano che c'è la musica alta a casa, quando sono fuori casa posso spegnerla da remoto. Esattamente, remotamente dal mio smartphone o dal mio iPad, tranquillamente lo posso controllare o spegnere, modificare, fare un po' quello che vuoi. Quindi posso anche fare i dispetti a chi è a casa. Esatto, esatto, esatto. Continua la giornata a Smart Building Expo, come non passare a salutare i vecchi amici. Buongiorno Ismail. Buongiorno, buongiorno a tutti, tutti bene, tutti siamo carichi. Siamo allo stand di Fibernet, cosa ci fai vedere di bello? Dai, oggi presentiamo una cosa veramente innovativa, un impianto dove trasportiamo tutti i servizi che vogliamo all'interno di un'unica fibra ottica. Questo è il nostro sistema XPON, un bel sistema dove in maniera totalmente passiva riusciamo a trasportare tutti i servizi all'interno di un cavetto di questo diametro, 2 mm, e andiamo a finire alla stanza del nostro albergo, dove tramite questo apparato riusciamo a trasformare tutti i servizi di ottico in rame e dare servizi all'utente facilmente. Quindi questo è un modo di applicare le reti PON, le reti GPON, sì, XPON, non importa il protocollo, però non più nell'ambito domestico, ma soprattutto orientato a clienti grandi come gli alberghi. Bravissimo, infatti questa applicazione è perfetta per alberghi, scuole, ospedali, insomma strutture veramente grandi dove abbiamo problemi per trasportare tanti servizi nel rame. Con la fibra ottica questo diventa molto facile in maniera passiva. E a questo punto ti diranno, sì, ma chissà quanto costa questa roba. E questa è la cosa più interessante, qua parliamo di un sistema dove riusciamo anche a tenere costi molto contenuti, perché il lavoro di posa si dimezza fondamentalmente, in quanto dobbiamo posare pochissimi cavi in fibra ottica e come sapete la fibra ottica costa meno del rame, quindi è molto vantaggioso anche dal punto di vista economico. Pochi giorni dopo l'evento sono a casa, sto montando, sto editando il video che pubblicherò a breve e sto leggendo il comunicato stampa pubblicato appunto al termine dell'evento. Evento che sotto un unico grande nome, MIBA, Milano International Building Alliance, comprendeva ben 4 eventi diversi: la Fiat dell'edilizia, MIMADE, la Global Elevator Exhibition, che possiamo riassumere semplificando come la fiera sugli ascensori, la fiera sulla sicurezza e quella parte di maggiore interesse da parte mia, la Smart Building Expo. La scelta di unire questi 4 eventi in un'unica grande manifestazione sicuramente si è rivelata utile ai fini di attirare il maggior numero di persone, di partecipanti, ma perché i temi trattati dalle singole fiere non sono degli argomenti a sé stanti, ma sono argomenti che ben si incastrano alla perfezione con gli argomenti trattati dalle fiere vicine. Scusate se semplifico, ma non ci sarebbe edilizia senza ascensori, non ci sarebbe edilizia senza sicurezza, non ci sarebbero automazioni senza un edificio smart. Il comunicato stampa della manifestazione annuncia il grande successo con la partecipazione di oltre 80.000 operatori provenienti da
ben 111 paesi differenti. All'interno della sola Smart Building Expo c'erano 142 espositori da 15 paesi. Purtroppo per mancanza di tempo non ho potuto partecipare a tutti gli eventi all'interno della fiera, ma le tre giornate sono state caratterizzate da un intenso dibattito che si è articolato attorno alle quattro piazze dell'innovazione dedicate alla Home and Building Automation, alla System Integration, alla produzione e utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili e al mondo in crescita costante dell'audio-video. Ovviamente grande attenzione all'infrastruttura digitale di edificio che permette l'abilitazione e il funzionamento di tutti quanti i servizi e grande interesse rivolto verso i sistemi BATS, Building Automation Control System, che permettono di produrre importanti miglioramenti delle prestazioni energetiche degli edifici ad oggi nell'ordine del 25-30%. Per quanto riguarda me, in parte come addetto ai lavori e in parte come semplice visitatore e come curioso, ho trovato l'evento sicuramente molto molto interessante e sicuramente ritornerò nelle prossime edizioni. L'appuntamento a Milano sarà tra due anni, nel 2025, dal 19 al 21 di novembre, speriamo di incontrarci lì. Grazie per aver visto anche questo video, per maggiori informazioni il mio sito www.alessiomartinelli.it, fiberspecialist.it, grazie ancora e alla prossima!